Felice e prospero anno nuovo, carissimi amici, carissime amiche, carissimi amici miei. Felice e prospero anno nuovo in questa domenica 2 gennaio 2022, quindi è il secondo giorno dell'anno. Ma io vi rinnovo i miei auguri per un felice e prospero anno nuovo 2022. Allora, questo sarà il mio primo video dell'anno, il mio primo video tutorial di gastronomia casareccia dell'anno e forse il mio primo video tutorial di gastronomia casareccia dopo tantissimi anni. E adesso Immo, che vi passerò a illustrare come preparare un pranzo, può anche essere una cena, va questo a gusto vostro. Come prima cosa, come ogni master chef che si rispetti, mi sono messo il cappellino da cuoco. Voglio avere, ecco, giusto nel centro, la fronte, simbolo, e il grembiule per non sporcarmi. Dovete mettervi un copricapo per non far cadere i capelli e altro forfora nel piatto che andrete a preparare. E adesso filmerò le varie fasi di elaborazione per il divertimento, per l'istruzione di tutti voi. Come potrete notare, qui ho già preparato il condimento, il contorno, che sono dei funghetti saltati in padella con aglio e olio, che poi andremo a riscaldare perché sono già cotti. E qua passiamo a accendere la bistecchiera. Facciamo riscaldare a temperatura media. Intanto la lubrifichiamo con dell'olio perché non si attacchi ciò che andiamo a cucinare. Poco, eh? Olio di oliva. Qua ho tolto dal frigo tempo prima una bistecca, non so che cos'è, che tipo, che taglio di carne mia madre ha comprato. Ecco qua. Mettiamo un po' più rapido. I funghetti li possiamo mettere
riscaldare nella fiamma bassa. Dopo, quando la bistecca sarà a punto, perché non siano freddi, mi sembra che sta alzando temperatura. Ecco, ti deve riscaldare la mano, la bistecchiera, ma non deve essere troppo alto. Quindi abbassiamo di nuovo, perché sta nel fuoco del fornello più grande. E già questo filetto, che è bello condimentato, salato e tutto, lo mettiamo nella bistecchiera. Sentite come frigge, sentite l'aroma. Che buono, che bel pezzo di carne. Ecco, inizio il secondo giorno dell'anno mangiando questo filetto. Credo che sia filetto. Gli metto anche il suo sangue. Voi non potrete sentire il profumo di quella carne, ma io sì, c'ha un aroma bello. E poi sta per venire il sangue in superficie. Quando viene il sangue in superficie, la devi girare. Intanto accendo i funghetti. Non ho tripode, non ho niente. Ecco qua, nel fornello più piccolo. Al minimo. Dopo vi faccio vedere come si gira la bistecca, ma credo che già lo saprete da voi, no? Con la forchetta. Comunque questo video forse uscirà fra una settimana, anzi di domani e tre dovrebbe uscire una premiere. E quindi il 10 forse. Tanto questo lo saprete soltanto quando vedrete il video, perché non l'ho annunciato con anteriorità. Come vediamo, sembrerebbe che nella bistecca sta già salendo il sangue. Allora è già segnale di dargli, di girarla dall'altra parte, questo filetto. Vediamo come si sì. Ah. Bello. Ah, che profumo. Intanto che i funghetti marciano lenti. Delizioso, meraviglioso. Adesso però bisogna fare un qualche cosa di essenziale ogni volta che si fa da mangiare, apparecchiare la tavola. Io dopo il Capodanno, che è stato ieri, il 1º gennaio, ho la tavola un po' in disordine con tante cose,
che ho portato a colazione, perché leggo e perché è un casino. E vi faccio vedere che, allora, bisogna sistemare anche qua un po' il piano cottura, intanto che si fa la carne. Liberiamo perlomeno da questo, dagli strofinacci, e andiamo a cercare una cosa importante per impiattare, che è lo stesso piatto. Se no, dove impiattiamo? Poi cerchiamo dal frigorifero, due cose. Una, l'acqua minerale con gas, che io non bevo abitualmente acqua minerale con gas. Ma durante le feste, siccome non bevo bibite che abbiano zucchero, cellulare mi è difficile filmarmi, prendo, di solito ci metto anche un limone nell'acqua, ma acqua minerale con gas. E poi un'altra cosa, come vedete i libri che ho letto a colazione, già ne ho parlato nella mia rubrica letteraria, se volete andare a vedere i libri che leggo, cercate la lista di riproduzione, la rubrica letteraria. Poi intendo scrivere, ho dei vari quaderni e anche fotocopie, vabbè, ma di questo in questo video non frega niente. E prendiamo la seconda cosa di ieri, che è rimasto un tanticchio, proprio un fondo, di questo spumante extra brut, cioè extra secco, credo. E abbiamo messo questo tappo di bottiglia di vino. Speriamo che non abbia perso tutto il gas. Io di solito non amo bere molto. È rosato. Vediamo quanto mi sono versato. Sì, è più che sufficiente per me, che non amo bere molto. Bevo solo per accompagnare i pasti. Non per il gusto di bere. E non ha perso il gas. Ti credo, da ieri abbiamo brindato alle 10 di sera. Non è che perde molto. Ecco fatto. E adesso non so quanto tempo deve.
Ebbene sì, la carne è sempre pronta, quindi chiudiamo e impiattiamo. Il filetto e qua facciamo prima così i funghetti. Ecco finalmente il tutorial come fare un filetto con funghi di contorno con aglio. Non vi ho fatto vedere come si sono preparati i funghetti perché gli ha preparato mia madre. Ed ora, voilà, portiamo in tavola. Se vi siete domandati perché passo con scomodità, è perché qua sta dormendo la mia cagna. Lei sta sempre vicino a me. Mi fa sempre tanta compagnia. Ora sta sognando, dormendo. Ogni tanto scalcia, muove le zampe. Chissà che cosa starà sognando. Peccato che non ce lo può raccontare. Muove gli occhi, ma sta dormendo. Sta qua e non sta qua. Dismessi i panni del Master Chef, adesso ci tocca assaporare il gusto dell'arduo lavoro. Speriamo che questo video sia venuto nella sua integrità. E che non si sia azionata la camera fotografica invece che la filmatrice, perché altrimenti avrei perso parte del tutorial. E adesso vi do un ultimo consiglio prima di riaugurarvi di nuovo felice e prospero anno nuovo 2022. Fatene tesoro. La carne contiene ferro, che fa bene all'organismo. E arricchisce il sangue, ma non lo si può assimilare a meno che non ci spremi sopra un limone. Adesso non riuscirò a filmarmi mentre spremo il limone sulla carne perché non ho tre mani e non ho un tripode. Comunque vi consiglio, ecco questo, di mettere il limone nella carne a misura che l'andate mangiando. Mi sto filmando con un Motorola Moto E 7i Power, guadagnati grazie a YouTube, i soldi con i quali li ho il luglio 2021. Allora, questo è tutto dal vostro chef Santen Chan. Ancora una volta vi auguro di avere un buon anno nuovo 2022, che sia felice e prospero, che tutto finisca, tutto ciò che ha iniziato a fine del 19, e voi sapete che cosa, perché porta nel nome 19. Fatevi i vaccini, rispettate le distanze sanitarie, se ritorna l'isolamento, rispettatelo, va della vostra salute e della salute dei vostri cari. E allora qua vi lascio, vediamo che è venuto di questo video, magari non ho registrato nulla e ho perso del tempo. Però se vi è piaciuto questo video, vicino a condividere sotto il video c'è il super like. Quindi fate clic su super grazie, che è a forma di cuoricino con un dollaro dentro, e donatemi il denaro che volete voi. Oppure abbonatevi al canale. Questo video uscirà in Premiere, quindi ve lo avrei dovuto dire all'inizio, ma potrete dare una super chat o uno sticker. E poi mi raccomando, dategli like, iscrivetevi al canale,
azionate la campanella, commentate il video, vedetene altri. Se non usciranno nuovi video, guardatevi quelli miei vecchi, anche i primi che ho fatto, che sono molto belli, dal 2013 al 2015. E poi condividiate questo video affinché anche altri possano guardarlo e commentarlo durante la premiere o dopo. Arrivederci dal vostro carissimo amico, lo youtuber italiano Sant'Enchan. Ciao. Adesso passo a mangiare perché mi si raffredda tutto. Che profumo! A carne, adesso la mangio subito. Buon anno nuovo, cari amici vegani e vegetariani. Ah 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 ah! Buon anno nuovo! Buon anno. Ah già, quello era per Natale. Ah ah ah! Però non ho fatto un video di Natale dicendo. Ho fatto un video per augurarvi una buona vigilia di Natale e un buon Natale, ma non ho fatto. Ah 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 ah! Buon Natale! Buon Natale! E allora lo faccio adesso, ha 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 ha, che poi fra l'altro il domenica 2 gennaio 2022, il secondo giorno dell'anno. Ha ha ha, felice e prospero anno nuovo, amici miei. Ha ha ha, felice e prospero anno nuovo, amici miei. Ciao, già finisco perché devo mangiare, ho fame. Sto sbavando e sto anche delirando. Vabbè, cari amiche ed amici, cerco di filmarmi mangiando. Non viene bene l'inquadratura, ma chi se ne importa. Poi lo devo mangiare un po' distanziato. Anzi, no, visto che ci penso bene. Perché non distanziare il cellulare? Tanto mica si deve stare appiccicati al piatto. A me piace così, né al sangue né secca la carne. Si detto ai funghi, filetto ai funghi, guardate un po' il funghino, il fungo. Buono. Prendo un po', ma giusto pochi grissini con semi. Guarda che roba.
I funghetti. Un'altra po' di limone. Per fissare meglio il ferro della carne. Voi non potete immaginare come sa e sa filetto. Acqua minerale bella fresca, bella fredda. Perché l'acqua minerale è gassata. Non mi piace calda. Vediamo un po'. Erano rimasti degli altri funghini, circa la metà degli altri funghi, ma li lascio per stanotte, così come non mi sono bevuto tutto lo spumante, non mi mangio tutti i funghi perché ci sono, se no scoppio, cioè sto a scoppiare adesso. Oggi ho fatto colazione tardi perché mi hanno fatto fare tardi i vicini, quei petardi che hanno scoppiato, la musica alta. E che si può fare? Che puoi fare? No, anzi. Definiamo e buonanotte. Buonanotte al secchio. Tanto dopo si passa ad altra cosa.
belle posate per la carne, la forchetta a forma di tridente, perché in effetti ha tre denti. Per pigliare meglio la carne. Arciauguri. Bel friccicore, acqua minerale con gas, spumante rossa con gas, e che se vuole di più? Dopo forse mi faccio un bel caffè, ma forse no. È tardi, sono le 3. No, no, non sono le 3. Sono le 3:30 del pomeriggio, 3:30. Grazie vicini per i petardi. Per lo stereo. Comunque oggi è il secondo giorno dell'anno, è domenica, e tutti stanno a dormire. Tacci loro. Biscottino. Non ho tempo perché il biscotto assorbe il sugo, l'olio. Allora che faccio? Salute, ciao. Prossimo video. Saluti e auguri di nuovo dal vostro amico lo youtuber italiano Sant'Enchan. A voi che mi guarderete ascoltandomi in italiano o leggendo i sottotitoli in 129 idiomi, di uno dei 129 idiomi che sceglierò. Ciao ciao, arrivederci.